del nostro FuzzyMib. Allora, Pietro, ora siamo poco sopra i 24.000 punti. Ti faccio vedere il titolo che oggi i colleghi di Trend Online hanno messo in evidenza, proprio che riguarda l'indice principale italiano. FuzzyMib può salire fin dove? Partita una nuova fase ciclica durante la quale il FuzzyMib potrà puntare a livelli più alti. Questo è il nostro focus di oggi e leggete, amici, anche in sovrimpressione dove vogliamo andare a parare con Pietro Pacello. È pronto a risalire verso l'area dei 25.500 punti? A te, Pietro. Secondo me sì, partendo dal presupposto che in questo momento i mercati nordamericani abbiano già scontato in maniera abbastanza anche rapida la negatività di fondo che giustamente andava scontata, e quindi partendo dal presupposto che gli indici americani, soprattutto il tecnologico, per quanto facciano fatica a rimbalzare, siano nella fascia bassa di questo enorme trading range. Convocazione ribassista, ma comunque caratterizzato da fasi di accumulo e di distribuzione. Milano ha tenuto molto meglio degli altri, è abbastanza evidente. È un indice che, appunto, privo di tecnologia, regge meglio degli altri. È un indice che ha, secondo me, due tappe abbastanza definite: ha un 24,8 e poi ha un 25,5. Per poter tentare di raggiungere quella che per me sarebbe una soglia quasi di esaurimento, 25,5, dobbiamo però prima riuscire ad approcciare una resistenza intermedia che è appunto 24,8, superata la quale per me a 25,5 ci andiamo. Quindi il mio sentiment nel brevissimo non è eccezionalmente positivo, credo non potrebbe esserlo per nessuno. Ho la sensazione, barra moderata convinzione, che i mercati americani, che poi creano l'effetto domino, siano pronti a rimbalzare. E a farlo anche in maniera abbastanza consistente. Ove ciò avvenisse, vedo Milano un po' in rampa di lancio, davvero pronta lì dietro l'angolo, con questa resistenza 24,7-24,75. Lo vogliamo vedere anche graficamente, Pietro? Se volete, sì, Sì, con questa assolutamente. Visto che stavi resistenza. dando, esatto, visto che stavi dando dei livelli, resistenza, così lo vediamo anche Eccolo attraverso il qua. grafico. Come potete notare, a differenza veramente dello shutdown violento che c'è stato sull'America, Milano sta evidentemente lavorando in maniera molto, molto consistente questa resistenza. Avevo già citato qualche tempo fa area 24,8 come punto di contatto da monitorare, e in effetti lì il mercato si è fermato e si è riportato, diciamo così, in una dinamica peraltro di bella lateralità. La Milano di una volta, allorquando sentiva resistenze così evidenti, il quarto punto di contatto, quindi banali, 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 la Milano di una volta, in senso negativo, veniva giù subito come un sasso. La Sì. Milano di oggi è una Milano che appunto non risente del tema principale, che è la tecnologia, su cui sono in atto grandi liquidazioni, sconti e quant'altro. Non ne abbiamo in pancia, abbiamo solo STM tutto sommato come tecnologia. Per il resto siamo messi bene, molte utilities, quindi il petrolio alto, il gas alto di certo non le sfavorisce nelle vendite, magari sfavorisce il consumatore. I finanziari tutto sommato riescono a traccheggiare, e anche negli Stati Uniti stanno tenendo molto bene, quindi questo ci favorisce. A me sembra molto evidente che Milano oramai abbia espresso una vocazione a voler rimbalzare, a voler recuperare. Deve superare questo ostacolo. Dopodiché rapida tappa, ma davvero una fumata di sigaretta in zona 24,8, dopodiché 25,5 secondo me dietro l'angolo. Tutto ciò verrebbe meno solo allorquando, cosa che ritengo improbabile, Milano dovesse abbandonare la sua area supportiva, che oggi è stimabile in zona 23,6-23,7, ma ripeto, se non lo ha fatto nelle ultime ore, con tutta la negatività che stanno scontando i driver nordamericani, non credo lo faccia adesso. Ok. Soprattutto perché ogni mattina ci sta riservando un bel regalo negli ultimi giorni, il primo indice internazionale che chiude la mattina, il Nikkei, sono 3 giorni che chiude con un bel segno plus e sostanzialmente conferma che la politica di svalutazione voluta sullo yen dalla banca centrale ha lavorato alla grande. Quindi ancora una volta non è vero che non si può far nulla, non è vero che ci sono solo i tassi, bisogna agire con tempestività, cosa che la BCE evidentemente non ha fatto. Ok, allora FuzzyMib pronto a risalire verso area 25.500 punti e naturalmente lo monitoreremo ogni giorno, ma intanto grazie a Pietro Pacello per questa analisi.